Allora, il bando si concentra sull'innovazione e l'ambiente, quindi le imprese potranno proporre delle progettualità che riguardano le fonti di energia rinnovabile, ma anche l'alleggerimento dell'impatto ambientale per quanto riguarda i processi di produzione. Il titolo Regio Turistica non deve trarre in inganno, cioè non solamente potranno partecipare le aziende di ricettività, ma anche quelle del segmento enogastronomico, quello dell'artigianato locale. Quindi puntiamo sulle nostre tipicità e offriremo loro l'occasione di mettersi al passo con le innovazioni del settore tecnologico. Dai 5.000 ai 200.000 euro a fondo perduto, per cui trasversalmente cercheremo di agevolare le imprese più piccole, ma anche quelle dai fatturati più importanti. 2 milioni e 600 mila euro, si tratterà di un bando a sportello valutativo, questo significa che varrà l'ordine cronologico di ricezione delle domande, ma contestualmente i singoli esercenti e imprenditori dovranno presentare un progetto che raggiunga quantomeno la sufficienza rispetto agli obiettivi ambientali che l'amministrazione si pone in coerenza con quanto dettato dall'Unione Europea, perché lo voglio ricordare. Queste sono risorse a valere sul fondo Ipon Metro. È già partito, ci agevoleremo di una piattaforma messa in piedi da Hermes. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Già il sito istituzionale dell'ente ha il link della piattaforma.